Benvenuta alle interviste sul divano, Giovanna Lombardi. Ciao Giovanna, benvenuta. Ciao! Allora, la gente normale viene a presentarmi un libro. Tu, che sei una super, me ne hai portati tre. Addirittura ne ho portati Allora, tre. questo è Uno! l'ultimo. Questo è Ok, l'ultimo. il diario del lockdown, coronavirus. Ok, facile. Questo. Poi, Folco. No, Filoteo Alberini, l'italiano che inventò il cinema. Bellissimo, anche questo mi piace Sì, un e sacco. E Last, questo Sciamane, è quello cioè più vecchio. Donne che si risvegliano, sì, Anche se argomento è un interessante. classico. Allora, partiamo dall'inizio, ma quando hai scoperto che ti piaceva scrivere? Tu sei laureata in lettere, giusto? Sì, Ok, sì. quindi sai cosa si fa, sai come si fa, però mettersi poi a scrivere non è una cosa così facile, no? Sì, devo dire che io ho sempre scritto, fin da ragazzina mi piaceva tenere lunghi diari in cui annotavo i miei pensieri e soprattutto riflettevo su me stessa, sulle persone, su quello che avevo intorno e ho maturato fin da subito questo spirito di ricerca. Perché non sono una scrittrice intesa nel senso tradizionale del termine, lo scrittore che scrive poesie o inventa romanzi. Nella lingua italiana dovremmo definirmi con la parola Un saggista. saggista, I sì, miei sono stavo saggi. per dirti quello. Amo la Almeno ricerca. per ora, poi non si sa mai, magari un romanzo scappa sempre. Devo dire che da questo punto di vista ho una certa umiltà. Onestamente non mi sento all'altezza di scrivere un romanzo. O forse capisci che sei più adatta a fare E queste sono cose. bravissima, sono più portata per la realtà, però non si esclude niente, ogni libro alla fine è un percorso, è un Poi nella vita viaggio. sappiamo bene che giri un angolo cambia tutto, quindi. Esatto. E come sei arrivato a scrivere il primo? Il primo è proprio Sciamane, il Il primo primissimo? in assoluto in realtà non te l'ho portato Ok? perché non ce l'avevo sotto mano. Vabbè, Il primo in ti assoluto perdoniamo. è sugli alieni. Ah, vabbè, È del interessantissimo. lontano 2013. Alieni e la storia del pianeta Terra proprio dalle origini a oggi, con questo punto di vista su tutto quello che è legato a Molto UFO ed interessante. Molto extraterrestri. interessante, poi tutte le scritture sacre ne parlano, quindi è una Eh cosa. sì, e ci sono tanti reperti fuori posto, i cosiddetti oggetti fuori posto in giro per Figurati, il sono mondo. andato fino a casa sua a intervistare Mauro Biglino che racconta queste cose, Bravo, allora quindi ti sei fatto sono un'idea? addentrato. Molto Eh interessante. sì. E come sei arrivato a questo primo libro? Cioè, cos'è stata la molla che ti ha detto, vabbè, lo fisso, questo, ok, cominciamo da qua. Allora, innanzitutto una sensazione di non essere di questo pianeta. E questa è una sensazione che ho da quando ero bambina, quindi l'idea proprio, la sensazione di avere una connessione con un qualcosa che non ha a che Anche fare tu ti con senti chi fuori mi... posto. Bravo, non ho a che fare con chi mi circonda. E più passa il Ne tempo, hai la più mi certezza. sento io aliena a questo pianeta. Questa sensazione è diventata poi la voglia di leggere, approfondire libri su questo argomento e nel momento in cui sono diventata giornalista e ho fatto la pratica proprio per diventare Sì. giornalista pubblicista, l'ho fatta con la rivista che si occupava di questi argomenti, che si chiama X Times, che ancora esiste. E lì ho fatto tante interviste a personaggi che dicono di aver incontrato esseri extraterrestri. Negli anni avevo accumulato altro materiale, altre ricerche, e a un certo punto ho messo Hai tutto detto ok, insieme. Mi vai. sono resa conto che avevo un patrimonio di conoscenze che era giusto condividere. Da lì poi si è arrivata a pensare alla razza che più ti somiglia alle donne. Questo? La razza che più ti somiglia alle donne, no? Eh E sì. invece lì da dove è nata la scintilla? La scintilla è nata da un invito che ho avuto proprio come giornalista. Una sciamana che si chiama Devana mi ha invitata a un evento che era un cerchio di donne nel settembre ormai di 7 anni fa, che si ritrovava per fondare quello che avevano definito il cerchio planetario delle donne. Mi aveva chiesto di documentare con la videocamera il tutto,
ne è nato un documentario e io volevo Tramuta, pubblicare, tra certo. virgolette, vendere il documentario. Nel momento in cui mi sono messa a scrivere la È brochure che doveva accompagnare il diventato un documentario, libro. la mano ha continuato Sarebbe una per grafomane. giorni e settimane e ne è nato il libro. Quindi il documentario si può vedere online. E il libro in realtà sembra venuto abbastanza bene perché ancora è molto È una richiesto. copertina anche molto carina. Mi piace Sì, dà parecchio. proprio idea del risveglio, dell'apertura, della riconnessione. Del resto questa sciamana me lo aveva anticipato, mi aveva... Riconnessione perché spesso siamo sconnessi, no? Brava. Anche per gli uomini vale, però. Perché? Sì, infatti lei mi Perché? aveva anticipato che io andavo lì come giornalista. Ma che sicuramente in quel contesto mi sarei ricordata la sciamana che c'è in me e tutti noi abbiamo un passato legato alle vite precedenti, alcuni ci credono, altri non ci credono, io ci credo e quindi ci portiamo delle memorie che non sono, di cui non siamo coscienti e magari può capitare in certe circostanze o con certe tecniche e situazioni che vengano alla coscienza. Senti, sciamana è un modo un po' più moderno. Una volta dicevano strega e finiva tutto lì e finivano anche bruciate. Quanto oggi le donne si sentono libere di avere questo tipo di approccio alla vita? Perché è un approccio alla vita, no? È, se vuoi, anche una religione. È proprio un approccio alla vita differente, cioè una Esatto. consapevolezza. È... Chiariamo una piccola cosa sul termine. Sciamana. Shaman vuol dire sulla porta, quindi le sciamane sono donne che sono in connessione tra questa realtà ed altre realtà, altre dimensioni. È vero che una volta c'era il rifiuto di tutto questo e hanno pagato tante Finivano, quante ne donne. hanno ammazzate se non anche esiliate, trattate male, emarginate, cioè ancora oggi una donna di un certo tipo viene comunque un po' emarginata. Esattamente, e infatti il mio libro serve proprio a tentare di far pace alle donne, far fare pace alle donne con questa parte di loro stesse, perché le donne per natura sono più portate a sentire, ma nella nostra società moderna, soprattutto in città come Milano, le donne, cercano di avere il controllo di tutto, anche il femminismo, l'emancipazione ci ha portate a imitare gli Il peggio uomini degli uomini, nel, il peggio il degli peggio uomini, degli uomini. esattamente, nella loro capacità di controllare qualunque evento interno ed esterno a loro e quindi si sono Ma si può allontanate in una da città tutto questo. moderna ritrovare comunque queste radici o vivere con queste radici? Perché è difficile. Milano è una città, contrariamente a quello che si dice, che di alberi ne ha tanti, no? Però la natura, che è forse un corroborante per queste cose, no? È un'energia che ci aiuta a risentire certe cose, e nelle città è il più difficile. O no? Hai ragione, nelle città è assolutamente più difficile, però con la determinazione si può fare tutto. Quindi addirittura si può portare la natura sul proprio balcone o nel proprio appartamento, o si può decidere, senza andare a vivere chissà dove, di andare spesso fuori città, in natura, in campagna. Quindi sta a noi mantenere il contatto. Se ne sentiamo la necessità, riusciamo a farlo anche in una città come Milano. Sì, Non certo, è è più facile in certi posti, insomma. Ci sono dei certo. posti che hanno un'energia diversa dagli altri. Tu ne hai trovato qualcuno? Ci sono dei posti che per te sono importanti proprio a livello energetico? Ma io in questo periodo sento molto l'energia della Liguria. Della Liguria. Senza andare a Triora, insomma, cioè Liguria in Bravo, generale. dove c'è il Museo delle Streghe. La Liguria, è una terra particolare che ha delle energie e una storia particolare anche per quanto riguarda l'ufologia e anche per quanto riguarda la possibilità di connettersi con la natura. Ci sono tutti gli elementi, c'è il mare, la montagna, c'è una varietà anche di situazioni che secondo me concilia con Aiutano. Come questo. dicevamo prima, appunto, è forse un po' più facile avendo questi elementi naturali.
stiamo parlando di documentario e dici documentario, gira la videocamera, arriva un libro su, qualcuno che il cinema invece l'ha fatto. Eh sì, il nostro Alberini, lo faccio rivedere. Come ti è venuta questa, cioè questo passo, quest'altro passo da dove arriva? Arriva proprio da questa foto che è in Sì, copertina. quindi è Io mi importante, no? sono imbattuta in questa foto per caso, leggendo un libricino sul cinema, perché comunque il cinema mi è sempre Che passione, piaciuto, cioè. mi appassiona. E la tristezza, la malinconia di quest'uomo mi ha colpita. E da giornalista, come sono abituata a fare, mi viene da Curiosare. approfondire, da curiosare. E ho scoperto in effetti una storia particolare, la storia di un uomo che ha inventato davvero la macchina da presa e da proiezione prima dei fratelli Lumière, ma per circostanze della sua vita particolari ha brevettato dopo, Non è il purtroppo, primo. dopo la nascita ufficiale del Non cinema, è il primo. e che poi ha inventato tante altre cose. Gli è concesso sui manuali di storia del cinema italiani soltanto questo film intitolato La presa di Roma del 1905, con cui si dice che comincia la storia del cinema italiano. Ma in realtà ha fatto molte altre cose, ha continuato a brevettare per tutta la vita oggetti eccezionali, sempre in ambito fotografico e Sì. cinematografico, come ad esempio negli anni 30 il cinema 3D. Sì, ma Con pensa, occhiali, con gli già con i occhialini, rossi e i verdi, già aveva senza capito occhialini, che mito. esattamente. E infatti l'ultima lettera, una delle ultime cose che ha scritto è una lettera proprio ai fratelli Lumière, in cui diceva che era arrivato alla conclusione Dei suoi su cose. questa, su questo tema che anche a loro interessava. Beh, insomma, anche questo tema è affascinante. E poi l'ultimo step. È molto, diciamo, è ancora di cronaca, no? Questo coronavirus, anche se i coronavirus erano tanti, ma ci sono sempre stati, però è diventato il coronavirus, chissà perché. Tu dici dalla paura alla verità, è argomento Esatto. molto interessante. Anche perché sei sempre in bilico tra quello che dici, da essere preso per un pazzo, un santo, da tutte e due le parti. Perché qualsiasi cosa dici, una parte piuttosto che l'altra ti attacca e il giorno dopo il contrario, ti attaccano quelli che il giorno prima erano un genio. È Esattamente. argomento Un argomento controverso. che ha diviso gli italiani, se vogliamo parlare anche Ma soltanto anche il mondo, dell'Italia, temo anche il mondo. in due parti, e ci sono stati anche conflitti che hanno portato alla separazione di coppie e a situazioni Sì. familiari dolorose, Sì, dolorose proprio. conosco diverse, certo. Anche Anche la su separazione fare. dell'ultimo Natale Sì, tra ma anche far vaccinare o meno i i figli è figli. stata una roba Quindi è un devastante. argomento che ha diviso tantissimo e devo dire che la parola verità del sottotitolo, Dalla paura alla verità, non l'ho scelta Sì, io perché è secondo molto me è giornalistica, molto da difficile. titolo. Bravo, l'ha scelta la Cos'è la casa verità? editrice. Però è un Nella titolo che funziona. mia, nel manoscritto che io ho consegnato c'era la parola consapevolezza, dalla paura alla consapevolezza. E questo lo Che è molto sottolineo diverso dalla perché, verità, essere esatto. consapevoli. Avere in mano la Però, verità è una cosa che un pochino dovrebbe spaventare, no? Dici, non è possibile. giustamente questa casa editrice che No, io sono molto adoro, bravi, il titolo è con molto cui forte. lavoro benissimo, ha l'abilità di costruire delle copertine e dei titoli assolutamente interessanti. Ma quella è Sottolinea la arte, eh? Quella è arte, consapevolezza, certo, e questo vuol dire lavorare con dei eh? Certo, professionisti e la ripeto, differenza la si fa. sono orgogliosa anche di lavorare con Verde Chiaro, però chi legge il libro poi fa un percorso verso la consapevolezza. La consapevolezza è quella legata alla necessità che secondo me c'è di approfondire. Quindi il messaggio non è il messaggio di chi, certo, si schiera, io mi schiero, io dico come la penso perché è il mio diario, quindi io dico come la penso in Certo, tuo questo punto di libro, vista è la tua però opinione. io invito il lettore semplicemente ad approfondire, a non sposare le verità Né da una preconfezionate parte né della dall'altra. televisione, ad Né da una esempio, parte né dall'altra, sì. ma ad approfondire. E poi in questo libro ci sono anche altri temi che mi stanno a cuore, come quello ad esempio legato al buddismo. E
quindi agli incontri che io facevo comunque online con i Certo. membri del gruppo con cui io pratico il buddismo da tanti anni e con i quali cercavamo di metterci in gioco da un punto di vista più profondo con le difficoltà quotidiane che avevamo nella nostra vita. E alla fine del libro, percepisci come ci sia stato un esempio di resilienza, quella di cui tanto si parla. La parola ogni tanto abusata, no? Sì, adesso abusata. Quando l'ho usata in questo libro non mi sembrava così utilizzata come invece è stato dopo. E c'è un In certi esempio. ambiti ormai resilienza è, Sì. no, è la buttano lì da qualsiasi pum, è resilienza. Sì, devo dire che dopo l'ultimo libro del filosofo Fusaro, questa parola anche a me a volte fa venire i brividi quando la sento, perché lui giustamente ci fa riflettere sul fatto che se tutti pensiamo che sia un valore positivo la resilienza e ci abituiamo davanti alle difficoltà a rimboccarci le maniche e a trasformare noi, deleghiamo a noi stessi qualcosa che appartiene alla politica Sì, e alla certo. politica in realtà che appartiene alla responsabilità di E di risolvere fare tutta delle una scelte, serie e di di fare delle problemi scelte, esatto. in questo modo Poi soprattutto in con Italia lo fanno l'inganno, sempre, sono con sì. l'abuso di questa parola e di questo concetto, gli italiani si stanno abituando Alla qualunque. a risolvere qualunque problema da soli. Sì, e un po', guarda, senza andare molto lontano, si considerava in questi giorni con un grande medico, mi diceva: vede, è assurdo, però se tu vieni in ospedale e devi fare un tipo di esame dal quale dipende la tua salute, ti danno appuntamento fra 6 mesi, un anno, se paghi domani c'è. E lui stesso diceva: io non lo capisco, in realtà lo capiamo bene. Lo capiamo, È lo proprio. capiamo. Io ne parlavo proprio ieri con degli amici medici. Il progetto è semplice, almeno nella regione Lombardia, è trasferire la sanità, le visite, Certo. tutto quanto nel privato. Che poi in questo caso il privato è sempre lo stesso ospedale, cioè la cosa clamorosa è che tu non vai a prendere un appuntamento in una struttura privata, ma lo fai privatamente all'interno dello stesso ospedale con gli stessi che lavorano per il Esatto, pubblico. però cambia il numero di Hai medici. Di capito? È solito quelli certo. disponibili nel pubblico sono pochissimi, quindi è per quello che devi aspettare tanti mesi. Quelli disponibili nel privato sono molti di più, anche perché giustamente, tra virgolette, i medici emigrano o all'estero o verso il privato, perché nel privato sono pagati Strapagati, no, anche degnamente, strapagati, voglio dire certo. Sì, degnamente rispetto al non c'è pubblico e non paragone. sono sfruttati, non sono sottoposti a turni con i quali poi rischiano anche la vita dei Sì, pazienti, quindi anche certo, per se non sei lavorare al in 100%. coscienza fanno questa scelta. Senti, ma in questi tuoi libri, consideriamoli tutti, c'è un, come si chiama una volta, il fil rouge, cioè c'è un qualcosa che li lega oltre a chi l'ha firmati? Cioè c'è una sottotraccia. Bravo, mi hai fatto una bellissima domanda che finora non mi ha mai fatto Aspettavo nessuno. io, ero qua che ti aspettavo. Esattamente, c'è un filo rosso che li lega tutti ed è legato proprio al tema che dicevamo prima, al tema della consapevolezza. Consapevolezza. Quello che hanno in comune tutte queste storie e questi temi è il messaggio di cercare di migliorare il mondo attraverso la conoscenza del mondo, attraverso la conoscenza di me stesso, attraverso l'esempio di un personaggio come Alberini che è caduto tante volte e ogni volta si è E rialzato perché non rafforzato. voleva rinunciare al suo sogno e si è anche Cioè, appunto, rafforzato. nel nostro buddismo si dice alzati una volta più di quello di cui sei caduto. Quindi, Eh quello è sì, no, non cadere, non è possibile. Non è possibile. esattamente. E si dice anche Nigi, da Nigi, adesso in poi. Da adesso è una adesso delle in cose poi. più a me care del nostro maestro proprio quando disse questa cosa. Disse che l'unica cosa che è importante è da adesso in poi. Tanto quello che è successo non lo possiamo cambiare, ma perché siamo così legati a quello che è passato, secondo te? E da farcene condizionare nelle scelte di tutti i giorni? Che dovrebbe essere appunto la saggezza di dire: no, beh, l'ho fatto tutta la vita, non ha funzionato, aspetta che cambio. No, si continua a fare la stessa cosa. Noi italiani e noi europei in generale sul passato fondiamo tutta la nostra cultura e
rispetto al continente americano o anche a quello australiano, nel continente europeo il passato lo studiamo a scuola, lo studiamo nelle università. Quindi abbiamo, secondo me, questa inconscia reverenza nei confronti del passato. Abbiamo Sì. sempre uno sguardo più verso il passato che verso il futuro. È una questione anche Quindi culturale, è il nostro secondo me. karma, È il diciamo. nostro Però karma. arriviamo a degli eccessi totali, come faccio sempre l'esempio, quello classico dell'Iliade, dove la gente racconta l'Iliade e non l'ha mai letta e non sa che il cavallo non c'è, la morte di Achille non c'è, cioè finisce nel momento in cui Priamo va a riprendere suo figlio, cioè non c'è la fine di Troia nell'Iliade. Eppure la gente racconta, dice, ah, i film che fanno, le cose. In realtà noi viviamo di una storia che ci hanno tramandato e quando poi andiamo a verificare, spesso non è vero. Ma cioè, Vero. perché siamo così superficiali? Ecco, parlavamo del nostro karma, sicuramente c'è anche la superficialità, quella che nel libro, nel mio diario sul coronavirus, io cerco di scardinare nel lettore. C'è questo sentirsi più a proprio agio se gli altri ci raccontano le cose. Andiamo avanti spesso, soprattutto in Italia, per sentito dire, non andiamo a verificare e secondo me non c'è bisogno di essere giornalisti per farlo, anzi, No, persino molti il problema giornalisti esatto, ormai non lo non lo fanno, stanno non lo fanno. facendo. Io ho letto delle cose, soprattutto sui numeri, eccetera, di questa pandemia, quando poi vai a vedere i dati dell'Istat e li confronti, che non sono vere. Cioè, delle cose pazzesche. Cioè, e quando dici alle persone, l'ultimo oggi ne parlavo con mia madre, e dice, ah, vai a vedere l'Istat, ma non è vero. Ma no, vai a vedere l'Istat, ma la televisione ha detto che, ma non è vero. La Ma è il televisione nemico la è una televisione? È il Bibbia. nemico? È il nemico la televisione? È il nemico della nostra mente, della nostra capacità critica. Quindi fa molto male la televisione. Secondo me la televisione può fare più male del virus. No, non è nessun il nemico della televisione e anche le banche, secondo me. Anche il sistema Sì. economico, diciamo in generale, è un bel nemico. Cioè, noi eravamo preoccupati e ci sono state aziende che hanno prosperato, che hanno triplicato gli utili nei mesi di lockdown. Dice, ma come erano tutti in casa? E loro hanno fatto il triplo dei loro utili, che erano già pazzeschi. E Amazon hanno fatto Esatto. il triplo degli utili, erano già pazzeschi, e noi eravamo tutti chiusi in casa. Com'è possibile? Perché c'è un progetto, perché c'è qualcuno che C'è in un'idea queste dietro. situazioni Si è fregato le raggiunge mani. degli obiettivi che sono di potere, di controllo e di ricchezza. Noi però siamo più numerosi, in realtà siamo noi quelli che contano La di più sul forza dovrebbe pianeta, la essere la forza nostra. reale è la nostra. Dovremmo cercare di non fare questo gioco, dovremmo cercare di spegnere la televisione, di trovare altri circuiti per informarci e comunicare tra di noi e soprattutto coltivare noi stessi, il nostro spirito, la nostra mente, leggere, ma anche stare bene, coltivare il più possibile la bellezza, le nostre emozioni positive, per seguire la nostra felicità in senso meno superficiale, meno legato agli oggetti. E in questo modo potremo essere non più pecorelle che si fanno manovrare, ma le persone che decidono dove deve andare questo pianeta veramente. Esatto. La domanda successiva è la scuola, la formazione. Sospetto che è un altro punto che ti tocca da vicino. Che ne pensi? Com'è la scuola italiana oggi? Perché io sono un po' preoccupato. Hai toccato un tasto dolente. Io insegno ormai da 17, quasi 18 anni, A che livello medie? nelle scuole Medie, medie, ok. nella scuola pubblica, nella scuola media. Quindi sei una santa. Brava. Sai che nella vita puoi anche uccidere, che avrai comunque il paradiso. Sì, diciamo che sto cominciando a pensare alla pensione, la È vorrei tanto, che ma sei un po' non ne ho giovane, per l'età. fortuna sei un po' giovane, dai. Esatto, però sento già una certa stanchezza e quindi tocco con mano anche come la scuola sia cambiata rispetto a 15 anni fa, Meglio o meglio in peggio?
In peggio. Tutta burocrazia in più? Assolutamente in peggio, perché l'apparato burocratico esattamente è È aumentato, quindi diventato. noi stessi, noi insegnanti, ci troviamo a fare tutta una serie di cose perfettamente inutili, a fare cose che in passato competevano alle segreterie, invece il Sì, personale sai, delle siete segreterie. diventati come quelle aziende che fanno riunioni su riunioni e riunioni e non si capisce chi lavora. Sì, ma scriviamo anche tutta una serie di scartoffie che nessuno Inutile. leggerà. Poi sono, quindi è peggiorato questo aspetto, ma sono cambiati anche tanto i ragazzi e la scuola non si sta adeguando a questi nuovi ragazzi, si pensa di adeguarsi nell'apparato Sì, burocratico, certo. quindi sono nate tutta una serie di categorie, etichette, Sì. certificazioni rispetto alle quali abbiamo 1000 piani individualizzati e personalizzati gestiti da noi, neanche dagli insegnanti di sostegno, quindi perdiamo tempo in tutto questo e non riusciamo a rinnovare il metodo. Rispetto al quale io ho fatto un mio percorso personale, che è Però, stato. esatto, il punto è questo qua, è che è lasciato alla libertà e all'intelligenza del singolo insegnante capire, fare, approfondire, E crescere. risolvere la sua frustrazione, il No, problema. invece di sostenervi nella crescita, nel metodo, nel materiale che vi danno, no, burocrazia su il percorso da fare per il bambino che è arrivato con quel problema lì, qualsiasi, allora, ore, 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 ore. Spesso un problema anche totalmente inesistente, spesso i genitori pagano, c'è tutto un business legato alle certificazioni, i veri ragazzi che hanno delle difficoltà sono pochi e francamente noi insegnanti ce ne siamo presi sempre cura anche senza certificazioni. Certo. Non è che io non adatto quello che faccio a un ragazzo che ha le difficoltà se non firmo un pezzo di carta che me lo chiede. Certo. È per questo Ci che dico mancherebbe che è altro. tutto totalmente inutile e ci fa perdere tempo. Quindi io in questi anni ho frequentato la scuola di biodanza, Beh, che interessante. è un approccio che parte dal corpo. Mi sono formata in educazione biocentrica, quindi c'è anche tutta la parte legata ai ragazzi e nei prossimi anni, spero già da questo anno scolastico, cerco di entrare nella scuola anche con questo metodo e con questi laboratori di biodanza, con questo percorso di biodanza, con il quale, come dicevamo all'inizio della nostra conversazione, si cerca di fare nei ragazzi quella cosa fondamentale per tutti, cioè di farli sentire. Di abituare loro stessi innanzitutto a sentire, perché Certo. spesso noi siamo in balia dell'esterno e non siamo neanche in grado di dire se a noi O piace o no? non piace una certa Se situazione. penso che alla massa piace, dico che mi piace, così sono anch'io della Esattamente. banda. Poi con questi social media È ancora amplificato, certo. imitiamo se la fase della riflessione non c'è più, istintivamente imitiamo ciò che vediamo. I ragazzini lo fanno Ma ovviamente molto più di noi, certo, farsi accettare. l'hanno sempre fatto, ma con i social media Noi a arriviamo maggior ragione. da questo tipo di buddismo che è nato da degli educatori, dove creare valore era una cosa fondamentale. Cosa bisognerebbe, dove si dovrebbe andare a picchiare la testa per riuscire a creare un po' di valore nella scuola italiana? C'è una possibilità o c'è da arrendersi? Mai, dal nostro punto di vista, però. Mai arrendersi, magari fare come me, formarsi con fatica, Cioè, almeno io l'ho fatto. impiegandoci tanto tempo e risorse economiche proprie e possiamo cercare di portare anche nelle nostre lezioni tradizionali, nonostante le pressioni rispetto alle quali in quei 50 minuti devi fare quella determinata cosa, abbiamo delle scalette molto pressanti, però si può cercare di trovare un compromesso tra tutto il resto e il metodo tradizionale. Beh, direi che è una cosa molto importante. I ragazzi sono molto cambiati, no? Per certi aspetti no, per certi aspetti tantissimo, sono forse velocizzati. Però un'impressione che ho crescendo un figlio, insomma, mio figlio ormai ha 22 anni, è che a differenza di quando andavo a scuola io, loro sono molto più tolleranti. Da noi, il bambino con difficoltà era assolutamente emarginato.
nella mia storia non ho visto questa cosa, anzi, crescono con gialli, neri, bianchi, rossi, verdi, cioè se ci fosse un alieno lì in mezzo non se ne accorgerebbero. È un'impressione che condividi o sono stato fortunato io che ho vissuto queste cose? Io condivido esattamente quello che dici. Qualche mio collega pensa, forse anche il ministero, pensa che i ragazzi siano peggiorati. Continuamente si parla di queste prove invalsi, dell'ignoranza riscontrata, eccetera, eccetera, ed è reale, non nego che sia reale. Ma proprio perché i metodi non sono adeguati, perché in realtà, per quanto mi riguarda, io invece li vedo estremamente più svegli, più tolleranti, come dicevi tu, più abituati al cambiamento, più veloci anche nella comprensione delle Se cose. loro diciamo una LIM saprebbero usarla tranquillamente, gli insegnanti no. Eh Io sì, spesso ho sono avuto, loro che aiutano gli io insegnanti sono sull'aspetto venuto, cioè sono tecnico. stato, ho formato diverse insegnanti disperate, soprattutto di primaria, che dicevano ce l'hanno messa lì, non sappiamo come funzionano, no? E quando poi non è semplicemente a farla partire o mettere una chiavetta, bisogna capire il metodo di come creare qualcosa a video che comunichi, quella cosa comuni di comunicazione, ma se nessuno glielo spiega, questi poveri insegnanti, cioè hanno piazzato queste bellissime LIM, Esattamente. no? Invece di spendere tutti i soldi che hanno speso per i banchi a rotelle, che è una roba che più mi ha fatto incacchiare in assoluto di questa ultima crisi, forse quei soldi investiti per formare. Ma formare veramente gli insegnanti, perché a volte si fanno dei corsi di aggiornamento che siamo obbligati a fare, che sono perfettamente inutili. Quanti ne hai fatti sul bullismo o il Il cyberbullismo? cyberbullismo, quello ogni anno, e appunto vengono pagati fior di professori universitari che fanno la lezioncina E che quelle teorica cose non le hanno mai vissute. che appunto serve a poco. Invece, come ti dicevo prima, dovremmo ripartire da come sono cambiati, da loro, un'analisi realistica di chi sono e ciò di cui hanno bisogno. Sicuramente hanno bisogno di muoversi, hanno bisogno di usare il corpo, perché appunto nei loro pomeriggi usano per lo più lo smartphone, Certo. soprattutto dopo la pandemia fanno ancora meno sport, si sono disabituati allo sport, quindi a maggior ragione Roba terribile un anche quella. approccio che non crei questa separazione tra mente e corpo e che non li costringa a stare fermi, immobili, ad aspettare il travaso di conoscenze nella loro testa, ecco, un percorso del genere secondo me è indispensabile per questa generazione di Anche ragazzi. perché appunto questa. Lì bisogna capire com'è, io penso molto che sia una questione di famiglia, eccetera. Io sono nato e cresciuto a Milano, la casa dove sono nato io a Rogoredo, ci vado spesso perché ce l'abbiamo ancora, ma anche qui fuori vedo questa cosa, c'è la totale assenza di bambini che giocano nel cortile, cioè io sono cresciuto giocando in cortile. Dobbiamo dire che è vietato a Milano giocare nel Questo cortile. non Di se lo dimenticavo. solito, No, sì, nel mio questo non. palazzo c'è scritto, Dipende dalle. se tu osservi bene, spesso c'è scritto, ma se non c'è scritto qualcuno si lamenterà e gli amministratori, nella maggior parte dei casi, diranno che è vietato perché si rischia quello che è sempre successo in realtà. Che venga rotta la finestra con una pallonata, che la persona che sta riposando, l'anziano che sta Basta mettere degli riposando si orari svegli. e che anche i bambini o i Esattamente. ragazzini non hanno diritti. Sì, diciamo che sono stati tolti dei diritti ai ragazzi. Come dico anche nell'ultima parte del mio libro Sciamane, in cui parlo di cos'è. Di com'è la situazione della donna di oggi, parlo anche di come le ragazzine crescono oggi. Crescono in un contesto in cui, ad esempio, ci sono delle leggi sulla pedopornografia estremamente severe. Quindi, secondo l'apparato legislativo, i nostri ragazzi, le Sono nostre tutelati. sono assolutamente tutelate, mentre invece ovunque sui cartelloni pubblicitari, in televisione e adesso sui Pubblicità social, imbarazzanti. circolano immagini di ragazzine sessualizzate innanzitutto dalla pubblicità, con lo scopo di vendere un prodotto. E da questo arriva l'imitazione nel vestire, nel modo di Sì, certo, poi la atteggiarsi velocità degli di imitazione adolescenti. oggi con i social è cioè, milioni di volte quella di una volta
arrivava la rivista, le cose, così c'era un po' di imitazione, normale. Adesso è È istantanea, istantanea, istantanea. esattamente, non c'è un controllo, volutamente secondo me si lascia correre e quindi poi succedono anche gli episodi di cui le cronache ci raccontano. Siamo tanto a parlare di tolleranze, gender, e poi dopo ci sono queste cose di un schifoso, possiamo dire un po' schifoso, sono anche schifose, sono un Sono po' le schifo. contraddizioni E italiane soprattutto che ci fanno cioè, mi inbestialire. ricordo c'era un film famoso dove c'era la mamma che spingeva questa figlia a fare di tutto per un concorso di bellezza. Oggi là era un'eccezione. Oggi è la normalità, cioè abbiamo mamme che spingono, che mettono le foto sui social delle Sì, figlie. e oggi le ragazzine pensano davvero che l'influencer sia un lavoro e che diventare un influencer sia un'ambizione, che sia una scorciatoia verso la possibilità di guadagnare senza studiare, Fa niente. quindi ecco, senza far niente, e anzi si giustificano spesso per la loro mancanza di volontà nello studio dicendo che tanto quel lavoro lo possono fare anche senza studiare. Stiamo L'esempio creando queste totale che è la situazioni. È Ferragni, che io non apprezzo per tanti motivi, però è laureata. È laureata. laureata. Bene, io questo non lo Credo in sapevo. comunicazione. Credo proprio in comunicazione. Perché io sapevo che il suo socio era quello che ne Sì, capiva di quello comunicazione, con che non cui ha c'è più. cominciato il business, ha intrapreso il business che poi ha portato avanti, però le fa onore se Sì, poi si è presa no, anche no, una no, lei credo laurea. proprio sia laureata, poi figlia di giornalista, della moda, eccetera. Diciamo che è anche un riferimento non ripetibile, perché è tutta un'operazione nata nel momento in cui non c'erano gli algoritmi, non come adesso, erano fatti in modo da poter creare quel sogno, perché poi per 2, 3, 4, 5 che sono diventati immensi e mondiali, ce n'è 50.000 che spendono 50.000. Milioni che spendono dei soldi perché vorrebbero arrivare lì e non hanno gli stessi risultati. Ma questo non glielo dicono. No, infatti. Quello non glielo dicono. A te spaventa o ti piacciono i social? Cioè, riesci a trovare il tuo spazio, riesci a divertirti? Ma all'inizio devo dire che mi spaventavano, come tutte le cose che non conosci, ci vedevo soltanto una perdita di tempo, il rischio di assuefazione, soprattutto per le nuove generazioni, a questi TikTok, a queste applicazioni abbastanza inutili. E invece, come tutte le cose, si può trovare la qualità perché si può fare un'accurata selezione. Appunto, se li conosci dal punto di vista tecnico, se li conosci un po' di più, riesci a selezionare il tipo di immagini e di contenuti che tu vuoi trovare sulla tua Il bacheca. problema è che ci Un vorrebbe minimo si riesce a ci vuole fare. un pensiero alla base, cose che la gente non ha. Neanche Esattamente, gente del mestiere, non bravo. hanno una strategia. Infatti, nelle scuole, educazione ai media, a una lettura critica dei media e a un uso consapevole sarebbe una materia E io interessante. metterei anche almeno 10 ore settimanali di educazione civica guardandomi in giro. Allora, l'educazione civica in realtà il Ministero l'ha Sì, sì, reintrodotta, sì, sì. ma con una modalità anche Tutta quella italiana? Sono scappati i farraginosa che buoi, non facciamo il porta a recinto. niente. Sì, Esatto, il certo. modulino di No, educazione cioè. ambientale, tutte le materie che Però è contribuiscono fatta all'educazione benino, hai civica. capito? Con tutta la Si loro segnano le grammatica. ore, però non ha la qualità che avrebbe un lavoro sull'etica. Secondo me dovremmo lavorare su un lavoro sul quale lavora ad esempio la biodanza, quindi parte dall'interno della persona parte questa sensibilità innanzitutto verso se stesso, quindi prima bisogna sperimentarla verso se stesso, poi verso In gli primis. altri e a quel punto hai la voglia tu per primo di rispettare persone, cose, situazioni, usi un linguaggio diverso. È sull'etica che si dovrebbe investire, sull'etica e sull'empatia, Sì, perché sono la regolina, studiare la cose che nel Costituzione, ministero non entrano, però. No, gli articoli di legge, i primi articoli della Costituzione. spiegami perché la Costituzione ha queste cose, perché hanno pensato che queste cose fossero importanti. Allora è interessante. Allora.
Sì, ma facciamo anche un laboratorio, Certo. simuliamo anche delle situazioni in A noi lo cui facevano ce ne fare, rendiamo io quando ero conto. ragazzino le ho fatte, mi ricordo, avevamo fatto le lezioni, avevamo fatto le cose, cioè si faceva un minimo. Ma andiamo sempre meglio. Le cose, il principio, come in tutti gli ambiti di lavoro, è quello di fare più cose possibili nel minor tempo possibile. Quindi qualcosa Senti, ma non a torna, non può proposito di tornare. tempo, una che insegna, il buddismo sappiamo che ci porta via tanto tempo e tanto impegno, ma dove hai trovato il tempo per quattro E ho libri? anche una figlia, eh! Sto crescendo anch'io un adolescente con tutte le difficoltà del caso. Dove lo trovo il tempo? Ma sicuramente la meditazione buddista mi Radice proprio che permette. dilata il tempo. Eh sì, ma mi permette anche di andare A all'essenziale di tutto fuoco. quello che faccio. Non lo perdo, non lo spreco. Posso permettermi anche di, appunto, riflettere, approfondire, perché gli altri direbbero, però ci vuole del tempo ad approfondire. No, quando si fanno delle cose, rispetto alle quali si è integri, che fanno bene a noi stessi e al nostro percorso, il tempo emerge nella nostra vita. Senti, per chiudere, perché sennò mi accusano di averti rapita, perché stiamo veramente chiacchierando da tanto, ma è un piacere. Da esperta di lettere, se dovessi consigliare, che poi vuol dire anche i libri che ti hanno formato, togliamo quelli buddisti perché sono fin troppo ovvi e molto per noi, ma se dovessi consigliare qualche libro che andrebbe letto, soprattutto chi è digiuno, no? A me il primo consiglio che mi diede a una certa età fu Il ritratto di Dorian Gray. Letto quello, mi venne la passione per leggere, per scrivere, eccetera. Tu che cosa consiglieresti? Il primo che mi viene in mente, che secondo me è un cult, dovrebbe essere un cult per tutti, è uno Nessuno e 100.000 100.000. di Pirandello, di Luigi Pirandello, sul quale io mi sono laureata, quindi io lo È il libro del tuo amo, cuore. lo amo. L'autore, non mi sono laureata su questo libro, mi sono laureata sul Ah, tema della follia. La follia intesa come eccesso di ragione, e quindi su tutta l'opera di Pirandello ho fatto questa ricerca, però soprattutto questo romanzo. Consiglio questo romanzo perché è attuale, perché c'è proprio questa differenza tra, ci stimola a riflettere sulla differenza tra come noi vediamo noi stessi e come gli altri ci vedono, e c'è tutto questo famosa gioco consapevolezza di di quale parli livelli. dall'inizio intervista. Esattamente, esattamente, però magari consigliare il romanzo 1984 è un po' troppo Sì. di Ostico. parte su quel tema ed è più ostico. Invece Uno, Nessuno e 100.000 ha anche il suo umorismo, i suoi toni allegri, e secondo me è una lettura dall'adolescenza in poi che va bene per tutti. Senti, volevo essere l'ultima domanda, ma me ne è uscita un'altra. Mannaggia, mannaggia. Perché dei libri che poi letti in un'altra età? Faccio un esempio molto banale: Promessi Sposi. Io l'ho riletto da adulto, l'ho trovato un libro fantastico. Perché la scuola riesce a farceli odiare? È capitato anche a me proprio con i Promessi Sposi. Io C'è un libro veramente che ha talmente tante cose dentro. l'ho detestato tantissimo e adesso lo affronto e lo rileggo con i ragazzi con passione e riesco anche ad appassionare loro. Perché dipende, mi dispiace dirlo, ma dipende sempre dagli insegnanti, secondo me, Dall'insegnante. dagli insegnanti, dalla relazione che si instaura con quello che in quel momento è l'intermediario. L'intermediario tra il libro, tra lo scrittore del passato e il professore. Che magari deve farti leggere perché nel programma ministeriale c'è scritto che bisogna fare i Promessi Sposi. Sì. Secondo me gli insegnanti devono essere anche un po' teatrali, un po' istrioni. L'insegnante è anche più preparato del mondo, che però ha un Noioso. tono di voce sempre uguale a se L'esempio è il stesso. grande Alessandro Barbero. Tu vedi una conferenza di Barbero e ti innamori della storia, ridi, scherzi così. Certi suoi colleghi li uso la sera perché sono interessanti, YouTube per dormire.
Maggiormente. Esattamente, quindi come vedi, nella formazione, nell'aggiornamento dell'insegnante si potrebbe investire anche in questo, fare un lavoro sulla voce, sull'espressività, Teatro, sull'uso del corpo, insegnante che perché poi no, teatro. sulla teatralità. Teatro. Teatro è nato per quello, comunque appunto nell'Iliade che citavamo prima ci sono istruzioni sia storiche sia pratiche che servivano una volta che gliele raccontavano per capire come si faceva una freccia, come si faceva una cosa, come si faceva una Esattamente, ma battaglia. anche la satira Anche, nell'antica Grecia hai voglia. aveva una funzione politica Certo, e ci si può istruttiva, istruttiva, istruttiva. si Certo. informava il pubblico di tutta una serie di cose che la politica stava facendo. Senti, grazie per essere scesa dall'astronave come aliena e per avermi presentato questi quattro libri. Anche qua ne abbiamo tre, falli anche rivedere, dai, tanto che ci siamo. Sì, allora, Facciamoli rivedere. quello sul pioniere del Cinema. cinema. Quello sulle Non ti sciamane chiedo qual è, e perché sulle come i figli, qual è il donne, tuo preferito, non si può fare. e l'ultimo, il E poi diario c'è sulla quello che non si è pandemia. presentato, perché ormai è grande, in giro per i fatti L'uomo suoi. nuovo dai L'uomo nuovo. creatori alieni al primo contatto è intitolato. Va bene, grazie mille, a presto e in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie a te per l'ospitalità. Buona lettura a chi ci ha ascoltato di qualunque libro voglia leggere. Ciao.